Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È diffusa l'idea che le religioni, in fondo, altro non siano che opinioni diverse su Dio. Ovviamente è sempre accaduto, accade anche ai nostri giorni, che più di uno ritiene giusta unicamente la sua e magari fa di tutto per imporla anche ad altri. Ma il cristianesimo è anch'esso un'opinione? Ebbene no, decisamente no. Il cristianesimo è un avvenimento, un fatto, una storia. Ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo alle altre, con mano potente e con braccio teso, come fece per voi il Signore vostro Dio? È mai accaduto un fatto del genere? È Mosè a parlare così, nella prima lettura della prossima domenica. Si riferisce a quel popolo che, fuggito dall'oppressione dell'Egitto, è arrivato alle soglie della terra promessa. Da allora sono passati secoli, anzi millenni, ma queste parole continueranno a risuonare. Quel fatto, quell'evento si dispiegò nel tempo, diventò una storia. E a un dato punto di quella storia Dio si fece vedere, prese le nostre fattezze umane e camminò sulla nostra terra. Dio divenne Gesù. Sì, ci sono sempre stati coloro che, ragionando a tavolino, hanno ritenuto incredibile che Dio sia entrato in questo mondo e abbia fatto storia con noi. Del resto non è fuori luogo la loro ritrosia, perché se Dio è davvero entrato nella nostra storia umana, allora è nella vita che lo si può incontrare, non nei ragionamenti o nelle discussioni da salotto. Padre, Figlio, Spirito Santo si chiama. Tre persone, ma un unico Dio. No, non è un teorema di geometria o di teologia, è esperienza, è vita. Se è padre, in qualunque situazione e a qualsiasi età tu ti trovi, puoi vincere le tue paure e lasciarti portare dalla sua sollecitudine. Se è figlio, puoi vedere in lui il fratello maggiore al quale fa riferimento, così che anche tu puoi vivere da figlio davanti a Dio. Se è Spirito Santo, è grazie a lui che tutto questo non resta teoria, ma diventa vita, esperienza, anzi missione. Sì, non dimentichiamolo, credere per noi è trovarci coinvolti in una missione. Andate, esorta Gesù in questa domenica, annunciate il mio Vangelo a tutte le nazioni. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Certo, siamo tutti diversi uno dall'altro, per professione, per età, per situazioni di vita, ma la missione ci accomuna tutti. Testimoniare agli altri il volto di Dio, quello che Lui stesso ci ha fatto conoscere. E non in vena d'esibizionismo. Se noi cristiani possiamo dire qualcosa su Dio, è solo perché si è dato da fare per noi. E per il bene nostro e per il futuro di tutti, ci invita a testimoniarlo in tutte le situazioni di vita. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.